Grazie mille. Allora, vorrei brevemente raccontarvi un progetto sul quale stiamo lavorando e che è iniziato nel 2011. Il titolo è abbastanza semplice, direi Share Your Knowledge parla in modo abbastanza chiaro di che cosa si tratta. E per essere ancora più chiaro, Creative Commons e Wikipedia per le istituzioni culturali mi sembra che dia un'idea di che cosa intendiamo per condividere i propri contenuti e come, e quali sono i nostri destinatari. Partirei infatti più da chi è questo progetto, e come potete vedere da questo elenco dei crediti di Share Your Knowledge, è un progetto che beneficia della collaborazione e del coinvolgimento di tantissime istituzioni e persone che prima di tutto ringrazio, ma che soprattutto stanno dando un grande contributo sia in termini di esperienza che in termini di contenuti. Vorrei in particolare menzionare poi qui il centro Nexa, che è coinvolto direttamente nel progetto, che lo sostiene, Wikimedia Italia, che poi parlerà anche più tardi, Fondazione Cariplo, che è presente e racconterà un po' la sua esperienza come una delle organizzazioni coinvolte nel progetto, ma poi ci sono tanti altri enti che stanno partecipando. In che modo partecipano? Tutti gli enti che vedete elencati qua hanno adesso sul loro sito internet da qualche parte il logo della licenza Creative Commons Attribution Share Alike, oltre a questo una parte dei loro contenuti sono stati caricati su Wikipedia. Ora, io credo che per quanto riguarda il centro Nexa sia abbastanza, e Creative Commons Italia, sia abbastanza chiaro capire per quale motivo hanno deciso di utilizzare queste licenze, di sostenere un accesso libero ai contenuti. Mi permetto di dare anche un po' l'esperienza di Lettera 27, che non ha un diretto collegamento con le licenze, cioè non è il nostro obiettivo quello di sostenerle, ma per noi è uno strumento. Lettera 27 è una fondazione nata nel 2006 e che si occupa di accesso ai saperi e condivisione delle conoscenze. 27 perché l'alfabeto latino ha 26 lettere, e ci piace questa idea di una pagina bianca, di uno spazio in più anche d'espressione. Ovviamente la connessione, l'essere connessi, potenziare i contenuti è un tema centrale per quello che noi intendiamo per connessione, per accesso ai saperi e condivisione dei contenuti. Guardando a com'è la situazione del mondo, l'Africa subsahariana è la nostra priorità per il semplice fatto che è quella meno rappresentata online e quella meno connessa. Per quanto questa mappa sia molto diffusa e anche rassicurante, in realtà non rappresenta ovviamente VoIP, telefonia mobile, però in qualche modo rappresenta effettivamente un continente che ha come tasso di alfabetizzazione quello più basso e una presenza su internet molto bassa. Quindi è inevitabile che occuparsi di educazione in questo secolo significhi occuparsi di internet, ma come ben sappiamo internet non è proprio un luogo democratico in cui tutti sono presenti allo stesso modo, e quindi lavorare sugli hub, lavorare sui nodi centrali della rete per rendere realmente questo accesso ai saperi possibile, questa condivisione delle conoscenze reale, è quello che è sembrato alla Fondazione Lettera 27 un tema centrale. Da qui ovviamente l'interesse per Wikipedia, che è assolutamente oggi il nuovo sussidiario, cioè quello, il luogo da cui tutti passano per ottenere delle informazioni, e allo stesso tempo posto aperto. La possibilità di creare una condivisione, una partecipazione condivisa, quindi la possibilità che tutti possano creare questo sapere e soprattutto essere autori, non soltanto passivi fruitori, è chiaramente al centro della nostra attenzione. Ma un altro tema che per noi è molto importante è quello delle fonti primarie, cioè Wikipedia è ovviamente ha questa potenza di creare dei collegamenti e anche di portare le persone dal sapere a un approfondimento, al conoscere chi sono i produttori di sapere. Ed è chiaro che le istituzioni culturali sono dei produttori di sapere, quindi sono delle fonti primarie che nutrono questa nuova conoscenza condivisa. È chiaro che parlando di Wikipedia si parla di licenze, per noi è un po' un effetto collaterale, cioè è così che ci siamo un po' capitati. Per essere più chiari, Lettera 27 ha creato un progetto per utilizzare Wikipedia nella sua missione di potenziare l'accesso ai saperi e educazione in un progetto che si chiama WikiAfrica. WikiAfrica ha come obiettivo produrre 30.000 contributi per Wikipedia entro la fine del 2012.
Per farlo abbiamo fatto tantissime cose diverse. Portare Wikipedia in Africa, coinvolgere utenti in Africa a un livello di complessità abbastanza alto, più che per la mancanza di accesso a internet, per la mancanza di accessi ad internet, a un internet stabile, cioè delle infrastrutture che siano realmente capaci di permettere una partecipazione online. E allo stesso tempo però parlare di Africa significa parlare di un'Africa che è gigantesca. Questo sembra, rappresenta l'Africa del rappresenta ovviamente la dimensione del continente, ma pensiamo anche all'Africa che è fuori dal continente. Cioè i contenuti africani, per qualche motivo strano, proprio moltissima gente fa fatica a relazionarsi con l'Africa, cioè è un continente che semplicemente non interessa. Infatti è uno dei luoghi anche che se si parla a delle persone che vivono in Polonia fanno molta fatica a relazionarsi con l'idea che loro hanno molti contenuti sull'Africa, basti citare Kapuscinski. Però l'Africa è un po' ovunque, sia dalla diaspora, i temi di coloniale, i temi legati alla restituzione, i materiali che sono conservati nei musei, dal Louvre al MoMA che fa delle mostre di fotografi del Sudafrica. Insomma, è una cosa che è molto più grande di magari quello che ci immaginiamo. Allora, con questa bella idea di produrre 30.000 contenuti abbiamo detto appoggiamoci alle istituzioni culturali. Le istituzioni culturali hanno contenuti, c'è già un sapere, come fare a rendere questo sapere fluido e farlo arrivare su Wikipedia. Ci siamo anche accorti che non ci sono molti strumenti per creare questo passaggio dal sapere delle istituzioni culturali a online. E quindi abbiamo deciso di creare un progetto per permettere questo processo, per facilitarlo, perché già strumenti esistono, ma serviva un potenziamento. Si tratta praticamente di un progetto che coinvolge delle istituzioni culturali in un pilota. Adesso è finita la prima fase, è stato affiancato dalla collaborazione di legali, da casi studio e da una seconda fase che rende questo progetto insomma operativo con un numero più ampio di istituzioni coinvolte. Il progetto è andato molto bene, abbiamo adesso duplicato i risultati per il primo anno e abbiamo previsto di quintuplicarli per il secondo anno, quindi stiamo adesso coinvolgendo 50 istituzioni culturali che rilasceranno con licenza Creative Commons attribuzione condivisa allo stesso modo i loro contenuti e che faranno, con il nostro aiuto, trasporteranno questi materiali su Wikipedia. Questo è in sostanza. Il progetto è veramente la banalizzazione, probabilmente, cioè la trasformazione in come si fa di quando bisogna rispondere alla domanda: ah sì, bello, vorrei condividere i miei contenuti adesso. Allora, noi abbiamo previsto un approccio molto semplice. Prima fase, dare l'autorizzazione, quindi licenza Creative Commons, attribuzione condivisa allo stesso modo su più contenuti possibili, scelti dall'ente e anche su tutte le procedure dell'ente per il futuro, lettere di incarico, contratti, tutto quello che l'ente produrrà, non solo quello che ha già prodotto, che tra l'altro è anche più semplice per questioni di clearance, vabbè, non sto proprio a dirlo. Seconda cosa, contribuire a Wikipedia, sono state prodotte voci con il materiale esistente, poi una interazione ovviamente con i vari progetti di Wikipedia, quindi i progetti Wikimedia. E terzo, verificare la collaborazione. Il Density Design Research Lab del Politecnico di Milano ci sta aiutando molto con le visualizzazioni. Quello che vedete è un impatto su Wikipedia, è molto difficile rappresentare che cosa succede con i contenuti, però quando sono rilasciati con CC BY SA. Il vantaggio è che Wikipedia ovviamente crea comunque un sistema anche di monitoraggio di questi dati abbastanza efficace. Quello che vedete sono le varie voci valutate, quello che è stato prodotto in termini di byte, di immagini caricate. Questa è un altro tentativo di valutare il progetto, quindi questo è il caso di Fondazione Cariplo, sul quale poi ritornerà Patricia Frias, che è stata direttamente coinvolta, in cui si vedono i contenuti che sono stati caricati online, in rosso le strisce e le linee che vedete sono i byte, quello che abbiamo caricato noi che era in licenza CC BY SA, e in azzurro le cose che spuntano è questo ingranaggio che comincia a girare, cioè sono i wikipediani che iniziano a intervenire sul materiale e quindi far crescere ancora di più questo sapere che è modificabile. Ovviamente appunto vorrei ringraziare tutte queste istituzioni che sono state attivamente coinvolte, e vorrei anche menzionare il fatto che abbiamo coinvolto un team di valutatori esterni, cioè abbiamo chiesto a varie persone che vedete qui elencate di commentare il progetto e darci un feedback. Abbiamo ricevuto molto più di quanto non meritiamo, perché abbiamo ricevuto sia delle analisi molto interessanti, sia le visualizzazioni grafiche che vi ho poc'anzi mostrato sono state un contributo volontario di valutatori esterni. Abbiamo appunto tutor avvocati
avvocati volontari di Creative Commons, Lili, di Nexa, di Wikimedia, che ci stanno aiutando enormemente, quindi anche lì fanno molto più di quanto non siamo in grado col progetto in realtà di né di retribuire né di facilitare, ma credo che sia un progetto che ha incontrato una grande comprensione. Ci sono tanti punti critici, ci sono tante cose che funzionano o non funzionano. Credo che questo, vabbè, avremo un altro anno davanti per riuscire in qualche modo a districare alcuni dei nodi, e lascio adesso la parola invece a Patricia Frias per entrare un po' più nel merito di che cosa significa per chi vi ha partecipato. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Centro Nexa, Creative Commons Italia, Lettere 27 per l'invito a condividere oggi con voi l'esperienza di Fondazione Calcolo nell'ambito del progetto Share Your Knowledge e i primissimi passi di una fondazione bancaria in questo mondo di Wikipedia e delle licenze Creative Commons. Prima di tutto due parole su Fondazione Calcolo. Chi siamo? Fondazione Calcolo è una fondazione d'origine bancaria. Noi operiamo prevalentemente come soggetto grant maker, ovvero eroghiamo dei contributi a fondo perduto a favore di organizzazioni non profit attive nel campo della ricerca scientifica, ambiente, arte e cultura e servizi alla persona. 170 milioni di euro erogati quest'anno, un budget di 150 milioni circa per l'anno prossimo, 34 milioni a favore del settore arte e cultura. Ora, Fondazione Calcolo gestisce anche dei progetti propri, in partnership naturalmente con altre organizzazioni non profit, pubbliche, talvolta anche private. Dal punto di vista della produzione dei contenuti, che poi è il tema di questa sessione, siamo quindi prevalentemente produttori solo indiretti, nel senso che a produrli effettivamente sono gli enti da noi finanziati. Perché abbiamo deciso di sostenere il progetto Share Your Knowledge? Il progetto è stato finanziato dall'area arte e cultura della Fondazione Calcolo perché è ritenuto estremamente innovativo, e nel mese di giugno di quest'anno Lettere 27 ci ha proposto di partecipare alla fase pilota come fornitore di contenuti culturali. Ora, questo invito è stato accolto da me e dal segretario generale con molto entusiasmo, perché gli obiettivi del progetto Share Your Knowledge si sposavano perfettamente con due altri nostri progetti di miglioramento strategico nell'ambito del nostro programma di Business Excellence che coordino dal 2006. Uno di questi progetti riguarda infatti il miglioramento della capacità progettuale dei nostri enti attraverso la condivisione di conoscenza generata nell'ambito delle iniziative che finanziamo. Il secondo invece nasce dalla volontà della Fondazione Calcolo di far conoscere la propria attività a un pubblico più ampio, quindi non gli enti che ci conoscono già, che sono da anni da noi finanziati, ma anche persone che poco o nulla sanno del terzo settore, ma che vorrebbero ad esempio impegnarsi in ambito filantropico, o studenti che un domani potrebbero diventare professionisti del terzo settore. Le possibili sinergie tra i progetti erano evidenti e così iniziò la nostra collaborazione con Share Your Knowledge. Ora, in realtà il tema del knowledge management, il concetto di Knowledge Creative Foundation, in realtà è un tema caro ormai da diversi anni alla Fondazione Calcolo. Risalgono infatti al 2006 i primi workshop formativi. Da allora questo argomento è parte integrante della nostra pianificazione strategica. Abbiamo di fatto diverse cose su questo fronte, a parte un restyling drastico del sito precedente. Nell'attuale sito c'è un'area dedicata alla condivisione di conoscenza. Abbiamo sviluppato uno strumento che consente a qualsiasi utente di accedere a delle informazioni sui progetti che finanziamo, numerose pubblicazioni disponibili online sui temi più vari, dall'educazione finanziaria al quality function deployment, benchmarking, ai risultati della ricerca in ambito biomedico. Ora, quest'anno abbiamo voluto tirare un po' le somme del lavoro fatto in questo lustro e i risultati in realtà, da una parte molto contenti dal punto di vista della produzione dei contenuti, un po' meno contenti per quanto riguarda alcuni aspetti. Il primo di tutto, la tipologia di utenti che attinge forse alle nostre fonti di informazione e conoscenza. Sempre gli stessi enti che ci conoscono già, e infatti non è un caso che le visite al nostro sito siano più frequenti proprio nei periodi in cui pubblichiamo i nostri bandi. Un altro problema in realtà riguarda la modalità di condivisione dei contenuti, conoscenza sparsa un po' nelle diverse aree del sito, procedure talvolta un po' macchinose persino per scaricare e accedere ai dati, un linguaggio tipico
scientifico delle fondazioni, un po' troppo istituzionale, quindi perfetto per alcuni scopi, ma ai fini dell'apprendimento assolutamente inadatto. Un'altra questione che è rimasta irrisolta in questi anni riguarda l'impossibilità da parte nostra di condividere dei contenuti che riteniamo estremamente importanti e utili per gli operatori filantropici, perché in realtà non sono da noi prodotti, bensì da terzi soggetti o in partnership con altre organizzazioni di cui appunto non siamo i titolari dei diritti. Ora con Share Your Knowledge crediamo di riuscire a superare questi limiti. Prima di parlarvi però della nostra collaborazione con Share Your Knowledge, credo che sia anche per voi interessante capire, rispondere a una domanda, cioè perché un soggetto finanziatore, una fondazione di erogazione, qui nella maggior parte dei casi non è neanche titolare dei diritti sui contenuti da condividere, dovrebbe essere così interessata a Creative Commons o a investire in conoscenza? Ora io vi faccio rispondere dal professor Healy del Trinity College di Dublino, che in un paper recentemente pubblicato ha spiegato in modo chiaro il legame tra moderna filantropia, fondazione di erogazione efficienti, innovazione, conoscenza e infine impatto dei contributi erogati, che poi è il fine ultimo delle fondazioni bancarie, delle fondazioni di erogazione. Ili infatti arriva addirittura a collocare sullo stesso piano di importanza gli asset finanziari delle fondazioni, oddio, e la conoscenza. Ora, Ili ci tiene a chiarire innanzitutto la differenza tra investimento in conoscenza e investimento in comunicazione, che talvolta le fondazioni tendono a confondere. Secondo lui, in realtà, le nostre fondazioni, come la nostra, sono un po' tanto spesso autoreferenziali, autocelebrative nella comunicazione dei propri processi, addirittura prendendosi meriti i risultati che in realtà sono degli enti finanziati. Ora, io prendo spunto, in realtà non condivido nella totalità questa affermazione di Healy, però prendo spunto da questa sua affermazione per sottolineare che l'interesse di un soggetto finanziatore, come Fondazione Carpo o un'altra fondazione, in Wikipedia o nelle licenze Creative Commons nulla deve avere a che fare con un desiderio di autocelebrazione, e questo perché in realtà è un'arma a doppio taglio, nel senso che si rischia di attirare l'attenzione di tanti enti che, non conoscendo i vincoli di territorialità, di fatto non sanno che non sono da noi finanziate, quindi ci ritroviamo tutti con una mole di lavoro assolutamente indesiderata e controproducente. Quindi secondo Healy una fondazione che vuole incrementare l'impatto dei propri contributi deve per forza investire in conoscenza. Per quanto riguarda in realtà i nostri enti, è ovvio e innegabile che la qualità dei progetti dipende dal numero di informazioni e dalla qualità di informazioni di cui un ente dispone durante la fase di progettazione. Esempi di modelli che sono già stati testati, si sono rivelati delle best practices, di quello che ha funzionato, anche quello che non ha funzionato, perché no? Ora, ancora oggi molte di queste informazioni non sono reperibili oppure hanno un costo troppo elevato. La maggior parte delle organizzazioni non profit non può permettersi di condurre ricerche di mercato, studi di fattibilità, studi di benchmarking, confrontarsi con le best in class che tra l'altro spesso sono proprio all'estero. Quindi è per quello che riteniamo che il libero accesso a fonti di informazione e conoscenza come Wikipedia e la condivisione di documenti con licenze meno restrittive possa di fatto contribuire ad aumentare la capacità progettuale dei nostri enti e la qualità dei progetti che ci sottopongo. Ora, cosa ci ha chiesto Share Your Knowledge? Share Your Knowledge, appunto, come diceva Yolanda, a giugno ci ha chiesto di autorizzare innanzitutto l'uso dei nostri contributi. Noi non l'abbiamo fatto subito, prima abbiamo partecipato agli workshop organizzati da Share Your Knowledge, che ci hanno consentito di selezionare in modo accurato e corretto i contenuti importanti sì per la fondazione ma soprattutto per l'utenza, e di scegliere in modo consapevole il tipo di licenza da adottare, che poi è stata la CC by SA, mi consentite di dire CC by SA che è più veloce. A fine luglio ci hanno chiesto poi di contribuire a Wikipedia. Noi abbiamo liberato i contenuti del nostro sito ArtKit, che ospita le opere d'arte quasi 900 della fondazione, a cui teniamo in modo particolare, immagini a bassa risoluzione, schede degli autori e delle opere, e siamo partiti per le vacanze. Chi invece non è partito per le vacanze sono stati i tutor di Share Your Knowledge. Cosa hanno fatto per noi? Ecco, insomma, tutto quello che voi potete oggi trovare su Wikipedia o Wikimedia Commons è merito di Share Your Knowledge, li ringraziamo tanto. Un mese e mezzo fa ci siamo trovati per analizzare i risultati e definire i prossimi passi.
In quell'occasione però abbiamo chiesto anche a Lettere 27 di aiutarci a diffondere le licenze Creative Commons all'interno della nostra struttura, e questo perché credo che sia un punto per voi molto interessante, perché il gruppo ristretto di persone che aveva partecipato alla fase pilota del progetto era estremamente convinto dell'utilità dell'iniziativa, però tra molti dei nostri colleghi rimanevano forti dubbi e timori addirittura, soprattutto connessi all'uso commerciale che questa licenza consente. Siamo un ente non profit, la parola commerciale ogni volta suscita sempre un po' di timori. Abbiamo quindi organizzato al nostro interno un incontro a cui abbiamo invitato tutti i responsabili delle nostre aree, l'ufficio legale, l'ufficio comunicazione, spazzati via i dubbi e timori, e oggi possiamo dire di poter contare sul commitment di tutta l'organizzazione per poter continuare il progetto, condizione che peraltro era assolutamente necessaria. Cosa ci ha lasciato Lettere 27 in questi mesi? Vedete la pagina costruita per Fondazione CARP, una voce dedicata alla collezione d'arte della Fondazione CARP, ricchissima di contenuti. Una voce creata quasi in simultanea all'inaugurazione del nostro nuovo museo insieme a Intesa San Paolo lo scorso 3 di novembre, ma ci hanno anche lasciato, e questo è molto importante, degli strumenti che ci consentono di valutare in modo obiettivo questa collaborazione. Una pagina su Wikipedia che comunque racconta in modo aggiornato la storia della collaborazione, misurazione quantitativa anche dei risultati, questa immagine è stata spiegata di Yolanda, che per noi è estremamente importante. Qua una curiosità, vedete cosa è successo, per noi è un grande piacere, quando Fondazione Carplo ha liberato i contenuti presenti nel sito, nel nostro sito Arket. È stato fondamentale l'aiuto di Lettere 27. Ora, io credo di poter affermare con tutta tranquillità che in assenza di questo team di professionisti esperti in diverse materie, legale, informatica, scientifica, sarebbe stato impossibile ottenere risultati di questa qualità e per lo più in tempi così ridotti, perché le fondazioni, si sa come tutte le organizzazioni che erogano dei contributi, quando non conoscono una determinata materia, quando non sentono di padroneggiare a sufficienza uno strumento, difficilmente si addentrano in territori poco conosciuti, e quindi io credo che il loro supporto sia stato di fondamentale importanza. Cosa faremo nel 2012? Sicuramente ci siamo impegnati a condividere un maggior numero di contenuti con la licenza Creative Commons, parteciperemo in modo più attivo a Wikipedia, sicuramente continueremo a promuovere l'adozione di licenza Creative Commons presso i network di cui facciamo parte, i nostri partner di progetto e di enti che finanziamo. Vi lascio con una wish list, tanto per rimanere in tema con questo periodo natalizio. Mi auguro veramente che Fondazione Lettere 27 abbia ancora la pazienza e la forza per accompagnarci nel 2012, e che questo progetto possa essere replicato in più territori italiani, visto gli ottimi risultati di questa prima fase, e naturalmente mi auguro che più fondazioni e più enti adottino la licenza Creative Commons nella condivisione dei loro contenuti. Comunque, non ripeto i ringraziamenti, ma ci tengo a sottolineare quanto questo tipo di progetti siano per noi, ma immagino anche per Wikipedia, molto importanti. Spero che la registrazione sia venuta bene, perché vorrei tanto che altre fondazioni in Italia guardassero questa presentazione e valutassero se non sia forse nella convenienza delle fondazioni stesse interagire con queste community e con gli esperti che si occupano di questi temi. Direi che è assolutamente complementare il discorso su Wikipedia. Eravamo un po' gelosi di Fondazione Lettere 27, che ha il wikipediano residente, allora abbiamo qui Andrea Zanni per darci in 5 minuti una sintesi di Wikipedia e dei progetti fratelli di Wikipedia. Grazie. Salve a tutti. Wikipedia o Wikipedia o Wikipedia, potete dirlo come volete, c'è una pagina con una policy per cui si può assolutamente dire come si vuole, non c'è una modalità giusta, è stata scritta tipo all'inizio. E ovviamente il progetto più famoso della Fondazione Wikimedia, la Wikimedia Foundation, ma però non è l'unico, perché ovviamente la conoscenza non si esprime soltanto nella forma enciclopedia, ma si esprime secondo altre forme. Forse non tutti sanno che il buon Richard Stallman, The Master of Us All,
oltre a essere il padre del concetto di copyleft e del concetto di software libero, nel 98 scrisse un saggio in cui sognava una enciclopedia collaborativa scritta appunto su internet. Questa cosa è stata fatta, si chiama Wikipedia e inizialmente utilizzava la GFDL, cioè la licenza nata assieme alla GPL. Semplicemente si trasferiva dal software libero le stesse libertà, le stesse quattro libertà fondamentali si trasferivano dal codice a un altro tipo di codice, una scrittura, un contenuto informativo. Quindi la libertà di uso gratuito, la libertà di riuso e di ridistribuzione, la libertà di modifica la libertà di partecipare alla vita della comunità dell'enciclopedia. E anche il software MediaWiki, che è il software su cui Wikipedia gira e tutti i progetti fratelli, è un wiki ed è open source. E come ben sapete, nel 2008 è successa questa gran cosa della compatibilità della licenza GFDL con la CC BY SA 3.0, e questo è stato veramente molto importante perché le Creative Commons sono estremamente più semplici da usare, da spiegare, e sono un framework assolutamente fondamentale per la liberazione di qualsiasi tipologia di informazione. Passare da una GFDL e rendere compatibili le due licenze ha permesso una grandissima facilità di uso. E come già sapete, Wikipedia è un'enciclopedia fatta su un wiki ed è scritta, gestita e controllata interamente dagli utenti. È un'organizzazione completamente acefala, è un software in cui la gente mette i contenuti. E esattamente come YouTube, esattamente come un sacco di altre piattaforme, anche se in questo caso la collaborazione è molto più stretta. Le informazioni devono essere libere, nel senso di una CC BY SA, devono essere neutrali, con il famoso neutral point of view, e gratuite. E come dicevo prima, si basa su un wiki. Un wiki è un social software, cioè un software progettato e disegnato per favorire l'interazione sociale, la collaborazione e lo scambio di informazioni. Tutte queste feature portano alla creazione di una comunità. Non esiste wiki senza comunità, in un certo senso, e la parola wiki diventa un termine assolutamente ambiguo, per cui non si sa se si intende il progetto, se si intende il software, se si intende l'insieme di tutte queste tre cose. Come dicevamo, Wikimedia ha una pletora di progetti, alcuni che hanno più successo, altri meno, alcuni che hanno più successo in alcuni ambiti linguistici, altri meno. Alcuni progetti sono già morti perché sono stati surclassati da progetti più avanzati anche da un punto di vista tecnico. Uno di questi è Wikispecies, di fianco a Wikizionario, che è stato battuto da progetti fatti meglio, perché il wiki non va bene per tutto. Ogni wikipediano ha questa idea per cui ogni cosa si può fare con un wiki, si è visto che non è semplicemente vero. Partiamo dal progetto di cui parlava anche Patrizia, cioè Commons, che è un enorme, gigantesco archivio di immagini e file multimediali. È l'unico progetto di cui ce n'è uno soltanto per tutte le comunità linguistiche, e contiene i file per tutte le wiki, per tutti i progetti wiki, e transclude questi file. Chi ha mai sentito parlare di Xanadu si ricorda di quello che era la transclusione, e qui viene fatta. Utilizza soltanto licenze libere, quindi CC BY, CC BY SA e Public Domain, e questa slide è vecchia, ci sono più di 11 milioni di file, alcuni sono i loro. E Wikisource è una biblioteca digitale wiki, è testi in italiano in pubblico dominio, e trascriviamo i libri con la scansione digitalizzata a fronte, quindi scansione digitale di fianco, casella wiki per scrivere tutti insieme. E con iperbiblioteca intendo che ogni libro, quando può, linka un altro libro, per cui ci sono linka altri libri e altri autori, cerchiamo di far parlare i libri tra di loro.
e ci sono enormi potenzialità appunto con i GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museum, tra cui la Fondazione Cariplo. E Wikibooks è un progetto per produrre manuali, libri di testo, mantiene la neutralità del punto di vista e ha uno scopo prettamente didattico e ha appunto enormi potenzialità per il mondo della scuola e dell'educazione. Wikiquote è un difficile da spiegare, ma un compendio di citazioni, di aforismi, di proverbi, di incipit, tutte quelle fonti e tutte quelle appunto frasi importanti. E, ma, ha una, è molto attendibile, per, molto attenta per quello che riguarda le fonti e ha una comunità molto, molto varia, ma e ha grossi link con i due progetti di Wikipedia e Wikisource. Wikizionario invece è un dizionario e un vocabolario, quindi contiene tutte le definizioni, le etimologie, le traduzioni e qualsiasi tipo di parole correlate. E, esiste un dizionario in ogni lingua, ma si sta andando anche verso un nuovo progetto con tecnologie semantiche, perché è sicuramente quello che più si avvicina. Wikinews è un altro progetto che tenta di applicare il metodo Wiki al citizen journalism. È un archivio libero, è molto utile per quello che riguarda l'archivio di notizie passate, perché sono tutte in CC BY, e abbiamo ospitato anche interviste fatte da Wikimedia Italia nel progetto Wiki at Home, per esempio anche un'intervista a Umberto Eco dell'anno scorso su Wiki e Internet. Wikiversity è un progetto nuovo che tenta di andare nella direzione di Wikibooks, ma strutturando in corsi e lezioni piuttosto che libri. E questi sono Wikimedia Foundation, la società che mantiene Wikipedia, e Wikimedia Italia, associazione di cui faccio parte, un'associazione italiana che è chapter ufficiale di Wikimedia Foundation. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Rossano Monaretto, insegno flauto traverso e flauto dolce in una scuola media, nella scuola media di via di Sabeva di Biella, che è una scuola media ad indirizzo musicale. Per chi non conosce questa tipologia di insegnamento, è un insegnamento individualizzato. Noi abbiamo i ragazzi che vengono selezionati, abbiamo una classe composta da 15 alunni, ma l'insegnamento è individualizzato, quindi noi è come l'insegnamento in pratica che si attua nei conservatori. Insegniamo loro le basi principali per l'apprendimento dello strumento musicale. Io penso online è una mia idea, un'idea che è venuta a me, poi comunque condivisa da colleghi e soprattutto dal dirigente scolastico che ci ha creduto, ed è una rassegna. Noi l'abbiamo chiamata rassegna anziché concorso, perché ci sembrava forse più adatto questo modo di anche di confrontarsi per i ragazzi. Una rassegna nazionale che in pratica fa sì che i ragazzi stessi possano come dire, esprimere i loro sentimenti, le loro emozioni, no? Le loro perplessità anche in modo libero, no? Attraverso determinate modalità, poi vedremo quali sono queste. Prima di fare questo abbiamo analizzato che cosa potesse servire per questo, cioè quali fossero come dire, gli approcci che dovevano invitare i ragazzi a partecipare a questa rassegna. Quello che vedete raffigurato è il leader del nostro sito web, e io provocatoriamente ho voluto inserire queste mani alzate. La domanda tramite un breve sondaggio che io ho fatto all'interno della scuola è chi conosceva Creative Commons. Avrei voluto che almeno la metà di quelle mani sollevate si fosse presentata, invece non è stato così. Nessuno conosceva questo. Non solo da parte dei ragazzi, ma anche da parte dei docenti. Quindi nessuno conosceva le Creative Commons. E quindi abbiamo valutato quale poteva essere la funzione che l'allestimento di una manifestazione del genere potesse trovare riscontro.
Come ho già detto prima, i ragazzi, noi lo possiamo dire questo perché abbiamo, ripeto, questo insegnamento individualizzato, e per cui conosciamo molto bene i ragazzi, sono molto più liberi con noi nel senso di relazione e di espressione. E spesso loro non lo fanno normalmente, quindi trovare un momento in cui loro potessero trasmettere quello che sentono ci sembrava importante. Quindi, come ho citato qui, la libera espressione dei sentimenti, cioè di quello che hanno loro. Questo attraverso la relazione, appunto, e il dialogo, anche tra loro stessi oppure col docente. Un altro punto è quello relativo alla contaminazione verbale, cioè non solo quello che può essere un discorso di espressione verbale, ma comunque un discorso di inserimento di altri contenuti, che poi si tratta poi di contenuti audio. E l'ultimo è un po' forse troppo ambizioso, la consapevolezza del diritto, cioè sappiamo benissimo che i ragazzi sono abituati a usare la rete, usare i contenuti della rete in modo superficiale, copia e incolla, insomma, è prassi comune. Quindi questo anche per una educazione di consapevolezza del diritto. Poi che cosa abbiamo valutato? Abbiamo valutato che ormai tra gli studenti i supporti multimediali li usano molto bene, no? Sono molto addestrati a questo, più che i docenti sicuramente, quindi i telefonini, insomma, i vari dispositivi, quindi questo era un punto a favore. Poi tutte le scuole sono dotate di software, no? di PC, eccetera, quindi l'ambiente si presta a questo. Abbiamo valutato anche il supporto che potevano dare dei docenti, questo per la verità è un po' un punto critico. E poi che cosa si poteva fare con questo progetto. Che cos'è il sunto della cosa? Gli alunni dovranno produrre un elaborato che non è un elaborato testuale, ma è un contenuto audio in formato MP3. Per la verità abbiamo anche errato qui, perché potevamo inserire anche formati liberi tipo l'OGG, e loro dovranno comunque, oltre a questo contenuto su una tematica specifica, che quest'anno è la legalità e il rispetto, inserire dei contenuti audio, cioè creare una sonorizzazione. La condizione importante è quella che questa sonorizzazione deve essere autoprodotta, non deve essere creata da loro, qualsiasi essa sia, possono essere dei rumori, delle musiche, delle composizioni, insomma, varie forme, comunque che sia prodotta da loro. Ecco, questo era per far conoscere le licenze Creative Commons e soprattutto per raccogliere questi lavori, ad esempio faccio un esempio nella pagina del nostro sito, ma nulla esclude poi di inserirli in quest'altro in Wikimedia e renderli comuni a tutti. Un autofinanziamento, perché noi non abbiamo avuto nessun genere di sponsor, abbiamo necessariamente dovuto chiedere il contributo economico per l'adesione. Questo contenuto economico serve per coprire la spesa dei premi e pagare 4 soldi per questa commissione che ci sarà di valutazione, e poi per l'implementazione della struttura informatica. Badate che voi qui all'università avete i tecnici e al superiore pure, invece la scuola media non ha assolutamente nessuno, quindi tutto basato sul volontariato, e quindi insomma anche questo è importante. Le prospettive non sono incoraggianti, perché il dimensionamento farà sì che l'anno prossimo la nostra scuola sarà divisa, quindi che ne sarà di questo progetto. Abbiamo appena iniziato, speriamo vada bene, speriamo possa avere un successo, però questo non lo possiamo sapere, ancor più che ci sarà magari un'altra dirigenza, quindi insomma altre problematiche. Per chi vuole vedere il regolamento, si può collegare al sito web della scuola, che è quello indirizzato Scuola Media Biella, e il sito web. Grazie. Salve a tutti. Non vi preoccupate per tutto questo materiale, è soltanto che un conto è parlarne, un conto è vedere.
Questa esperienza l'ho presentata anche al convegno didattica aperta un mese fa a Verona, e riguarda l'esperienza di una persona comune che ha la passione per Linux, quindi è socio dell'Emilia Romagna Linux User Group, Italian Linux Society, talebano del software libero. Per professione, da una decina di anni sono libero professionista, faccio tra virgolette l'esperto in TIC durante corsi integrati, tecnologie dell'informazione. Facevo fino a quando non è stata abolita la materia. E quindi in 6 anni sono stato la persona più stabile in un istituto professionale, proprio passavano insegnanti precari e io ero sempre lì, e in 6 anni ho dovuto usare testi commerciali, e pian piano però ho iniziato a farmi le mie dispense, un pezzettino alla volta, dei fogliettini sparsi. Ecco, ogni anno, marzo-aprile, entravo in aula professori e vedevo sul tavolo libri, cataloghi di libri commerciali, e mi chiedevo: ma noi comunque abbiamo già realizzato dei testi, io quello che ho fatto l'ho fatto sulla scia di altri che prima di me avevano realizzato dei libri di testo. Per esempio Linux da zero di Marcello Missiroli, la guida didattica TuxPint, ma poi comunque ci sono sempre anche i materiali di Wikipedia che dentro alla scuola hanno una storia abbastanza controversa, piacciono o non piacciono, ma vengono utilizzati anche dai docenti. E insomma mi si gelava il sangue quando vedevo tutti questi cataloghi, sapendo che comunque esiste del materiale alternativo a quello commerciale. Poi pian piano si è iniziato a parlare di libri elettronici, forniamo il PDF ai ragazzi invece di fargli acquistare il libro. Poi alla fine si scopre che lo studente in ogni modo, o la scuola, deve acquistare lo stesso i libri, perché gli unici progetti di cui hanno parlato in televisione sono: uno, sponsorizzato da Microsoft, di cui praticamente si sono stati fatti solo gli indici e pare che siano prelevati da Wikisource, e un altro di un liceo scientifico di Mantova, dove praticamente alle spalle c'è Mondadori. Noi, ho detto, noi avevamo comunque del materiale, avevamo materiale, però soprattutto materiale informatico, come fare un database, come usare Linux e nient'altro, database, Linux, informatica. Poi finalmente sono apparsi, prima di tutto, Matematica C3, ma anche il dossier a scuola. Matematica C3 mi sembra se ne sia parlato qui lo scorso anno. E questo bel librone. Quest'anno è stato fatto il secondo volume e anche quello di algebra. E il dossier scuola invece, sponsorizzato da Italian Linux Society, è una raccolta di casi di uso del software libero nella scuola e di esperienze di contenuti aperti. E poi nella scuola in cui collaboravo, si iniziò a pensare di fare una casa editrice grazie a 2 insegnanti che avevano intenzione di fare un testo di diritto, di economia, di educazione fisica. Per un anno ho sperato che si concretizzasse qualche cosa, ma non è successo niente. Quello che mi ha dato la molla un pochino è stato il 23 settembre 2010, un annuncio sulla mailing list scuola di un tale Marco Gagliarin, che non conosco per niente, però disse: io vorrei fare un regalo alla maestra di mia figlia. Esistono i volantini che spiegano come usare Linux nella scuola, quelli dell'Emilia Romagna Linux User Group. Esiste il Vademecum Linux Day, esiste il dossier scuola, esistono i DVD, eccetera. Faccio un bel pacchetto e lo regalo alla maestra di mia figlia.
mi ha dato un pochino la molla anche per dire, beh, vediamo che cosa c'è a disposizione. Ho iniziato a raccogliere le informazioni, ho fatto un primo catalogo di testi che non fossero solo informatici per la scuola. Un qualcosa in PDF che si può scaricare, stampare in proprio, che abbia un minimo di grafica. Ho provato a diffonderlo sui tavoli, nelle scuole in cui collaboravo, ho provato a vedere un po' cosa veniva fuori. Poi quest'anno è arrivato il secondo volume di Algebra, poi Anastasis, un'azienda di Bologna, pubblica dei volumi, oltre a realizzare del software per DSA, e uno di questi è in licenza Creative Commons. E sono poi arrivati anche altri contributi interessanti per la scuola, sembrano, cioè non di materia, ma comunque di attività che può fare l'insegnante, quelli senza atomica dell'istituto buddista Soka Gakkai, che sono dei testi, dei manuali da utilizzare nella scuola insieme ai ragazzi, libro per docente, libro per studente, sul disarmo nucleare. Questo ha permesso di fare il catalogo attuale, quello di settembre, che è questo qui. Ecco, in tutto questo purtroppo sono andati in fumo i progetti del testo di diritto, anche se forse si può fare ancora, il testo di educazione fisica che da soli non si fa. Il problema è non soltanto convincere un docente a fare un testo, bisogna anche dargli dei collaboratori. Manuale di economia, poi Ivana Sacchi, anche lei ha fatto dei bei manuali, ma non avendo messo nessuna clausola di licenza sul sito, sono protetti da copyright. E manuale di Arduino, sono tutte occasioni perse che però si possono recuperare. Adesso esistono altri testi che possono essere messi sotto Creative Commons, esistono anche video, perché purtroppo anche i Linux User Group ultimamente stanno facendo testi e video, poi li piazzano sul web o su YouTube senza nessuna clausola, purtroppo. E una bella cosa sarebbe riuscire a far rete tra gli autori e costruire una biblioteca digitale. Una cosa che manca soprattutto sono i feedback su questi testi. Io ho fatto questo catalogo, ma alcuni testi non li ho letti per niente. Quello che mi piacerebbe adesso è che questa cosa che ho iniziato a fare clandestinamente diventasse un'attività di comunità, insomma, che si facesse una comunità intorno a questo. Perché è stato un grosso lavoro, ho dovuto rinunciare anche ai miei testi per farlo, ma ci ho creduto tantissimo, come diceva Anna Cavallo poco fa, bisogna crederci. Se non ci sono domande, io passerei all'ultima parte della sessione Creative Commons Italia. Per ragioni di spazio mi sa che dobbiamo avvicendarci al tavolo, e quindi chiamerei Bonforti di Patamu, nonché Deborah De Angelis ed Ermanno Pandoli, che appunto in questo ordine ci parleranno di diversi progetti che hanno a che fare questa volta con l'ambito di Creative Commons e del mondo della musica. Ok, perfetto. Allora, adesso parliamo un po' di licenze Creative Commons applicate alla musica, all'arte, alla diffusione dell'arte. E Patamu è un sito che abbiamo fondato 2 anni fa e che cerca appunto di integrare licenze Creative Commons e diffusione dell'arte. Adesso vediamo, cioè in realtà, diciamo, vediamo come. Allora, che cos'è oggi Patamu? Oggi Patamu è una piattaforma che offre la tutela dal plagio delle opere d'ingegno e per dare un valore aggiunto alle licenze Creative Commons, incentivandone la diffusione tra gli artisti il più possibile. Per fare questo offriamo anche, ed è un servizio che abbiamo attivato da poco, da un mese e mezzo, una consulenza legale ed operativa per artisti, ma anche per soggetti legati al mondo dell'arte e al diritto d'autore.
E un risultato di queste consulenze sarà, perché si sta costruendo, un knowledge base consultabile da parte di tutti questi soggetti, quindi artisti, case editrici, etichette, per la diffusione di informazioni anche basiche che però non sempre riescono ad arrivare, per come utilizzare il diritto d'autore, le licenze Creative Commons per le opere d'arte. Ad oggi abbiamo tutelato 500 opere per 2,5 giga, abbiamo circa 350 utenti che sono iscritti e sono attivi, e non abbiamo fino ad oggi fatto nessuna attività di promozione e comunicazione perché non abbiamo, diciamo, finanziamenti enormi. Allora, che cosa cerca secondo me un autore Creative Commons? Cerca sicuramente la libertà contrapposta ai vincoli che invece vengono dati dal copyright tradizionale, tutela e poi anche consiglio, cioè un qualcosa che è difficile a volte trovare. E lo dico, io sono fisico e sono anche musicista, e mi ricordo quando avevo 17 anni alla SIAE proprio parlavo coi muri, nel senso che era la cosa che mi ascoltava di più. Panorama in Italia, semplificazione. La SIAE, è vero, ci dà la tutela dal plagio, ci permette di riscuotere compensi, che di per sé non è una cosa negativa, perché anche un musicista o un artista devono poter mangiare, però danno una rigidissima gestione dell'opera e del diritto d'autore. Spesso ci sono molti più vincoli che vantaggi. Basti pensare che il 60% dei musicisti che sono iscritti alla SIAE lo fanno per la tutela dal plagio, senza rendersi conto di tutti i vincoli che assorbono con queste iscrizione, e fondamentalmente senza accorgersi che è molto più utile per loro la licenza Creative Commons. Quindi io equipererei la SIAE a una palude, anche per la mia esperienza personale. Le Creative Commons invece sono un'isola felice, perché ci danno un'estrema flessibilità nell'utilizzo dell'opera, e l'autore controlla e decide come diffondere le proprie opere, che è meraviglioso. C'è un ma, che è un ma costruttivo, cioè a volte l'autore Creative Commons non sa bene cosa ci può fare e come può arrivare ai suoi obiettivi. Quindi si scoraggia, resta sulla strada vecchia, noi siamo tutti meno felici, sia gli ascoltatori sia gli artisti. Due esempi pratici personali. Quando sono stato iscritto alla SIAE ho avuto problemi perché un regista voleva usare la mia musica ma non voleva pagare i compensi SIAE, solo il forfè per la composizione. Io ero d'accordissimo, perché questo avrebbe significato comunque per me a 18 anni, molti anni fa, la possibilità di diffusione del nome, una crescita professionale, però la SIAE mi disse che no, decidevano loro. Invece, quando sono passato al Creative Commons, in cui sto ancora e sono felicissimo delle licenze Creative Commons, ho avuto un problema opposto, diciamo, perché ho trovato un regista che era pronto a lavorare con me ma era abituato al mondo SIAE, e purtroppo è stato difficilissimo con lui trovare un modo per lavorare in Creative Commons, nel senso lui non sapeva proprio cosa fare, io neanche, e quindi abbiamo avuto varie difficoltà tecniche che però abbiamo risolto. Patamu, quindi, che cosa vuole fare? 1. Incoraggiare l'utilizzo delle licenze Creative Commons, tutelando dal plagio gli autori, dando questo sostegno, questa consulenza. Cioè, arriva qualcuno da noi e ci dice: sentite, un regista mi ha proposto di usare le mie musiche, ma lui è abituato con la SIAE, io non so che fare. E glielo diciamo noi, lo aiutiamo. Con questo costruiamo un knowledge base e pensiamo di costituire in questo modo uno strumento adeguato per cogliere tutti i vantaggi di internet, che offre internet anche per i metodi di creazione condivisa dell'opera d'arte. Se ogni artista è tranquillo perché il suo contributo è dimostrato, allora è più propenso a distribuire la propria opera d'arte. Lo scopo finale, ovviamente, è la diffusione delle licenze Creative Commons, che sono quasi sempre, secondo noi, le licenze più adeguate per la diffusione dell'arte, anche se pure su questo non vogliamo essere restrittivi. Noi avviciniamo anche e offriamo consulenza anche a artisti copyright, nella speranza che si rendano conto del fatto che le Creative Commons probabilmente sono più adatte. Il nostro modello di impresa è fondamentalmente un modello freemium, con la maggior parte dei servizi gratuiti, servizi custom a pagamento o per grandi soggetti sempre a pagamento. Vorremmo seguire il modello di impresa delle B Corporations americane, che hanno uno scopo sociale ben definito nel loro atto costitutivo, però in Italia è difficile far capire che può esistere un'impresa che ha anche degli scopi sociali, diciamo, purtroppo. E è secondo me innovativo perché è un'idea semplice, l'abbiamo sviluppata in pochissimi, con pochissimi fondi nostri, però funziona e i nostri utenti sono molto contenti. E come abbiamo già detto,
Però una cosa importante è la personalizzazione, cioè ogni autore che si rivolge a noi riceve una consulenza specifica sul suo caso, quindi riusciamo a non farli sentire soli, non dicono oddio starò scegliendo la cosa giusta, no, li aiutiamo proprio, diciamo guarda nel tuo caso secondo noi è meglio fare così. E abbiamo avuto dei piccoli riconoscimenti che in Italia sono sempre difficili da ottenere e siamo felici. Hanno scritto su di noi un piccolo articolo su Repubblica.it. Abbiamo avuto il primo premio nella sezione media arte dell'università, del concorso Inventare il futuro dell'Università di Bologna, e poi grazie mille ci avete invitato qua e siamo molto contenti. E come potete sostenerci? Qui più o meno chiudo. Abbiamo un bisogno vitale di contatti, di confrontarci, di collaborare e con tutte quelle realtà che sono interessate alla diffusione di nuovi modelli di, diciamo, di produzione di cultura, se si può dire. Quindi se potete, se avete lo strumento per farlo, parlate di noi, contattateci, criticateci, proponeteci progetti di collaborazione, fateci conoscere, noi saremo felici. Abbiamo molti progetti futuri e uno dei più importanti è la tracciabilità delle opere depositate e l'inserimento, se possibile, se ci riusciamo, è abbastanza difficile ma ci stiamo lavorando, nell'opera di informazioni sul regime di diritti, in modo tale che per esempio per un'opera modificata sia possibile vedere al momento della visualizzazione dell'opera chi ha contribuito, come contattarlo, qual è il tipo di licenza, e stiamo lavorando molto sull'implementazione di ancora più servizi gratuiti. E grazie mille al Centro Nexa, alle Creative Commons Italia, al Politecnico di Torino e alle tre persone con cui ho avuto i contatti in questi giorni, in particolare a Selina Fenoglietto che mi ha aiutato ad arrivare qua da Madrid, mi ha offerto un hotel, mi ha portato da mangiare, quindi è stata molto carina. Okay. No, una cosa sola volevo aggiungere e forse specificare maggiormente, che il primo servizio che viene offerto da Patamo è proprio la marcatura digitale, quindi la possibilità di avere uno strumento di tutela, riconoscimento della paternità sulle opere rilasciate in licenza Creative Commons, perché il primo, diciamo, default a cui tutti gli autori che in qualche modo vogliono avvicinarsi alle licenze Creative Commons hanno è quello di chiedere: ma sono tutelato nella paternità dell'opera se utilizzo una licenza Creative Commons? E ovviamente ogni volta noi abbiamo risposto no, perché le licenze Creative Commons non sono qualcosa di diverso rispetto alla legge sul diritto d'autore. La titolarità del diritto si ha sul fatto della creazione, ma non c'è uno strumento all'interno della legge, né tantomeno all'interno delle licenze, che ti dia la possibilità di una fissazione da un punto di vista temporale di una data certa. E quindi questo è il primo passo che Patamu ha voluto in qualche modo segnare, e da questo stanno nascendo molti altri progetti, quale appunto quello di trovare una metodologia di segnalazione delle varie apporti creativi che si hanno nei processi di modificazione e quindi di creazione di opere derivate, affinché vengano attribuiti ai singoli autori il proprio contributo, anche da un punto di vista non solo identificativo e quindi di paternità, ma anche per la possibilità di andare a vagliare da un punto di vista economico i compensi che dovranno poi essere ripartiti tra i vari titolari dei diritti sulle singole porzioni. E questo vale non soltanto per le opere derivate, ma anche per le opere che sono create in collaborazione tra più autori. Da ciò nasce anche l'esigenza di avere un punto di riferimento di creare un consorzio di autori che hanno appunto deciso di rilasciare le proprie opere con licenza Creative Commons, al fine di trovare un aiuto e una collaborazione tra di loro, affinché appunto gli autori possano giovare non quindi di un'associazione in contrapposizione con quella che può essere la posizione di intermediazione della SIAE, ma un punto di riferimento che da tanti anni stanno cercando e ancora non hanno trovato. Quindi passo la parola adesso ad Ermanno Pandoli che vi in qualche modo introdurrà questo. Ma in realtà, soltanto per amplificare un pochino il discorso, che è cambiato rispetto alle nostre chiacchierate iniziali, ma succede sempre così quando ci si confronta con il pubblico.
In realtà questa idea del consorzio nasce da una particolarità. Io credo che sia che tutti sappiano che grazie a internet l'autore musicale, spesso autoprodotto e quindi anche artista che interpreta la propria opera, grazie a internet riesce a raggiungere direttamente il proprio pubblico, i propri fan e così via. Nell'attività di consulenza che si fa, che di solito uno studio legale fa, però ci siamo accorti che alcuni di questi autori non sono iscritti a società di gestione collettiva, alcuni sono iscritti a società di gestione collettiva che però lasciano comunque una libertà per una licenza e per una gestione diretta dei propri diritti, ma questo soprattutto nelle società di gestione collettiva nordamericane. Ci sono autori che sono iscritti, sono associati a società di gestione collettiva che non permettono la gestione individuale del diritto, però permettono la possibilità di limitare il mandato per alcune categorie di utilizzazioni, e ci sono autori che sono iscritti, sono associati a società di gestione collettiva come la SIAE, che non permette la licenza diretta, però non hanno nessun interesse a rispettare il regolamento generale della SIAE, che raramente viene letto dagli diretti interessati. Ma questa particolarità della possibilità di dare una licenza diretta, quindi un rapporto diretto tra il titolare del diritto e l'utilizzatore commerciale, è un qualche cosa che può sicuramente aiutare l'autore emergente, cioè l'autore che in un certo campo può essere famoso, può essere conosciuto territorialmente all'interno del proprio ambiente. Tant'è vero che negli Stati Uniti d'America, non è che ci stiamo inventando qualcosa, negli Stati Uniti d'America sono ormai 10 anni che per alcune categorie di utilizzazione, come per esempio può essere la sonorizzazione di locali commerciali come musica d'ambiente, le società che si occupano di offrire questo servizio preferiscono a volte rivolgersi direttamente al titolare del diritto per avere una licenza diretta, quindi negoziando direttamente con un autore spesso emergente il costo della licenza e il tipo di utilizzazione. Purtroppo qua in Italia c'è uno scoglio normativo. Non so quanti di voi conoscano il 180 della legge sul diritto d'autore. Riconosci, c'è un monopolio legale riconosciuto a SIAE per l'intermediazione, per il rilascio e concessione di licenze per l'esecuzione. Quello che però non si sa, oppure che si sa ma non se ne parla poi così tanto, è il fatto che comunque sia all'autore è data residualmente la possibilità di utilizzare e di licenziare direttamente le proprie opere, a patto che però non sia un associato SIAE, in quanto il regolamento espressamente lo vieta. Un'altra cosa che però è scritta sul regolamento, ma di cui non si parla tanto, è la possibilità di limitare il mandato nei confronti di SIAE, quindi il mandato sia per alcune categorie di utilizzazione o anche soltanto per esempio per l'online. Allora, spesso si discute su questa norma, abolirla, non abolirla, che cosa fare, come può essere modificata e così via. Io personalmente penso che un'associazione di autori, se funzionasse bene, se riuscisse a dare dei compensi, a ripartire i compensi in maniera analitica, farebbe soltanto l'interesse dell'autore, e quindi non vado a criticare la struttura della SIAE o la struttura della nostra legge sul diritto d'autore. Non in particolare in questo momento, ma voglio pensare adesso, oggi, con questa legge che abbiamo, con questo regolamento, che cosa è possibile fare per gli autori. Ci siamo avvicinati a Patomu, anzi Patomu si è avvicinato allo studio legale di DDA con questo suo bellissimo progetto che vorrebbe dare agli autori non soltanto un know-how, non soltanto insegnargli come funziona il mercato, ma vorrebbe anche coordinare gli autori per dare la possibilità di licenziare direttamente le proprie opere. È un qualche cosa che è un po' al limite di quello che il 180 permette, e infatti quando l'avvocato De Angelis parlava di consorzio, in realtà si parla di non un intervento diretto di Patomu nel rilasciare licenze in nome e per conto degli autori, tutt'altro. Quello che si vorrebbe fare, questo è un embrione di progetto che vorremmo sviluppare nel corso del 2012, è quello di creare comunque un consorzio di autori che siano a conoscenza dei propri diritti, sappiano come funziona il mercato
e possono quindi gestire individualmente, anche limitando alcune parti, alcuni diritti che sono stati concessi tramite mandato a SIAE, o anche autori che non sono associati a SIAE e possono rilasciare direttamente le proprie opere, al fine di raggiungere degli obiettivi che io adesso qui vi vado a leggere, che secondo me sono importanti prima di tutto da un punto di vista culturale, in quanto se a un certo punto un autore emergente riesce non soltanto a veicolare la propria, a farsi pubblicità attraverso internet utilizzando le licenze Creative Commons, ma riesce a creare anche un proprio mercato, si avrebbe sicuramente una diversificazione della proposta musicale e una concorrenzialità con il sistema gestito dalla SIAE, che porterebbe naturalmente SIAE a migliorare i propri servizi nei confronti degli autori associati. Un altro obiettivo che si vuole raggiungere è trovare il giusto compenso per l'autore emergente o comunque non conosciuto al di fuori della propria nazione, farlo conoscere al di fuori della propria nazione in territori dove le società di gestione collettiva non hanno mai raccolto compensi per l'autore, quindi sarebbe comunque un compenso giusto. D'altra parte c'è anche il mercato che lo richiede, perché il costo delle licenze che di solito SIAE rilascia, non proprio perché ci deve essere tutto un processo deliberativo, non riescono a seguire le dinamiche di mercato, quindi il costo della licenza non è mai, a mio parere, un giusto prezzo. Se invece riesce a esserci una negoziazione diretta tra l'utilizzatore commerciale e l'autore che non è completamente digiuno dei propri diritti e di come funziona il mercato, per essere stato informato da Patamon dei propri diritti, potrebbe così realizzarsi il giusto prezzo per la concessione di licenza della della concessione di licenza per l'utilizzazione di quella musica. E per ultimo, e finisco, e spero di accontentare tutti così, una correzione del mercato del licensing, che vede soltanto gli autori più conosciuti o comunque protetti dalle major discografiche essere oggetto di pubblica esecuzione, quindi rendendo possibile agli autori emergenti di essere protagonisti del mercato musicale a parità di qualità artistica dell'opera. Ho concluso. Fede, posso aggiungere soltanto una cosa brevissima? Era una promessa che avevamo lanciato l'anno scorso, quando abbiamo presentato, nel corso sempre della sessione CC, un primo libro pubblicato dalla PM, che è una società collegata alla Mondadori, rilasciato sotto licenza Creative Commons, dell'autrice Carlotta Mismetti Capua, dal titolo Come due stelle nel mare. E io e Federico ci eravamo prodigati tanto per far sì che il libro, comunque stampato da un colosso come la Mondadori, avesse pubblicata all'interno una pagina con le indicazioni della licenza Creative Commons che era stata utilizzata, e a questo ci siamo riusciti. Però contestualmente nel contratto editoriale vi era anche stata scelta da parte dell'autore la modalità di apposizione del contrassegno SIAE ai fini del controllo delle copie stampate. E qualche giorno fa mi ha contattato la Carlotta Smetti Capo, alla quale mi ha mandato appunto una copia di un fax che gli era stato inviato dalla PM, che vi vorrei leggere perché alla fine è simpatica come conclusione. Le scrivono il 16 novembre del 2011: gentile autore, le invio in allegato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il volume Come due stelle nel mare, poiché a causa della rottura di una macchina presso lo stampatore il bollino SIAE non è stato applicato. Grazie innanzitutto agli eroici che hanno resistito fino a questo momento di un sabato, grazie molte. E io ho solo due riflessioni rapide. La prima è una riflessione linguistica. Il titolo di questa conferenza quest'anno ha due volte la parola aperto, dati aperti su una rete aperta, che va benissimo. Vorrei però ricordare a tutti noi che l'apertura è un concetto, la libertà è un concetto ancora più potente, ancora più importante. E quindi ricordare a tutti noi, parlo a voce alta, sono convinto che la maggior parte di quelli che ascoltano se lo ricordano perfettamente, ce l'hanno come stella polare. Per noi la stella polare è preservare all'interno di questa straordinaria cosa che è internet uno strato, un pilastro di libertà a tutti i livelli.
a livello hardware, a livello del software di base, a livello del software applicativo, a livello della rete, perché soltanto se riusciamo a preservare uno spazio chiaro di libertà a tutti questi livelli siamo effettivamente liberi online. Se uno solo di questi pilastri cade, non siamo più liberi. Quindi questa era la riflessione che ci ha mosso per molti anni, ancora prima che CentroNexa nascesse, e nel novembre del 2006, quindi esattamente 5 anni fa, nasceva il CentroNexa. Abbiamo fatto la scelta di non fare nessuna celebrazione a 5 anni dalla nascita del CentroNexa, infatti non abbiamo mai citato in tutta questa giornata, se avete notato, però 5 anni fa quello che ci muoveva era proprio la passione di preservare questo spazio di libertà, di studiare questo spazio di libertà, di capirne le implicazioni, di capirne il perimetro, di capire che cosa andava fatto per preservarlo ai vari livelli, capire anche gli aspetti negativi e i rischi associati con questa tecnologia, con queste tecnologie, perché in realtà è un ecosistema di tecnologie differenti. Quindi 5 anni fa nasceva il CentroNexa e non abbiamo fatto nessuna celebrazione, ma un paio di riflessioni a distanza di 5 anni. Abbiamo lavorato, chiaramente non sono 5 anni con il livello di intensità di questi ultimi mesi o di questi ultimi 2 anni. All'inizio eravamo soltanto un gruppo praticamente informale che si era costituito presso il Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico, poi successivamente con l'acquisizione di nuove persone e di progetti che trovate sul sito, e non sto a ripetere, cito soltanto il progetto Comunia, oltre ai progetti di cui avete sentito parlare oggi, si è mano a mano rafforzato fino ad arrivare alla situazione attuale. A distanza di 5 anni è inevitabile chiedersi: abbiamo fatto qualcosa che effettivamente aveva senso, qualcosa che effettivamente era indovinato? Chiamare un centro di questo tipo Internet e Società era effettivamente stata una scelta intelligente? Noi in realtà abbiamo copiato esperienze precedenti come quella del Berkman Center o del Center for Internet Society di Stanford, quindi non è un'idea originale nostra, ma abbiamo fatto bene a copiarli? Oppure abbiamo copiato qualcuno che aveva fatto una scelta non particolarmente profonda? Allora, a distanza di 5 anni, ci sto riflettendo anche in questo periodo che sto passando negli Stati Uniti, penso di sì, penso che abbiamo fatto bene anche a scegliere un titolo incredibilmente ambizioso che non coincide con le attività che stiamo svolgendo. Non stiamo facendo tutto Internet e Società, richiederebbe forse completamente, enormemente superiore a quelle che abbiamo adesso, però ciononostante sono contento di questa scelta. Io parlo a titolo personale come co-direttore e co-fondatore insieme a Marco Ricolfi del centro, penso che abbiamo fatto bene perché ci ha dato la libertà. La parola società è una parola forte, pesante, con forte connotazioni, che secondo me sta bene nel titolo di un centro come il nostro. Ci ha dato anche la flessibilità di scegliere gli argomenti che preferivamo e per i quali eravamo più portati all'interno di questo enorme ambito che è Internet Società. Ciò detto, il futuro è sicuramente un futuro dove si vedrà, e sta già in parte succedendo, la nascita di centri simili al nostro, al Berkman Center, al Center for Internet Society di Bangalore e altri, ma progressivamente con una specializzazione. Chi di voi sta seguendo la lista Nexa ha visto a un certo punto una mia breve interperanza in cui dicevo, guardando i libri usciti all'interno del 2011, libri alcuni importanti, alcuni dimenticabili, ma soprattutto è evidente che nel 2011, forse già negli ultimissimi anni, all'interno di questo mondo, di questa disciplina emergente che sono le scienze di Internet, cominciano ad esserci ormai delle sottospecializzazioni talmente strutturate che in realtà sta passando la fase eroica in cui questi entusiasti di Internet e Società più o meno potevano dirla loro ragionevolmente su vari sottoargomenti. Comincia a essere strutturarsi questa disciplina, che è ironico perché da una parte larga parte dell'establishment accademico e culturale non ha ancora neanche capito che c'è questa disciplina emergente, ma noi intanto ci stiamo già strutturando all'interno, sicuramente seguendo le orme di analoghe discipline nascenti in passato. Comunque il futuro sarà una rete di centri con competenze, con dei focus sottodisciplinari. Noi abbiamo un focus sottodisciplinare che è assolutamente evidente, abbiamo delle competenze su certi ambiti e non su altri, e anche delle competenze geografiche.
E questo lo vediamo molto chiaramente nell'alleanza che si è sviluppata con il Berkman Center. Con il Berkman Center collaboriamo da ormai da lontano 2005. Abbiamo fatto anche una collaborazione formale che durerà fino al 2015 col Berkman Center, e sta emergendo questa noi ci confrontiamo col Berkman Center come si può confrontare una portaerei con un peschereccio. Loro sono molto più grandi di noi, però loro cercano in noi la competenza per le materie europee, e questa rete embrionale si sta espandendo al Giappone, dove l'università di Keio, che è una delle due principali università private insieme a Waseda, è interessata a collaborare, a portare le proprie competenze sottodisciplinari, a portare la visione su quel pezzo di mondo che è il Giappone e forse l'Oriente in generale. Quindi questo è, secondo me, a mio avviso, quello che sta emergendo. Ci ho detto, visto che è così tardi, passo direttamente ai ringraziamenti. I ringraziamenti sono dovuti innanzitutto a chi materialmente ha reso possibile questo incontro, sia nella sua progettazione scientifica, nella quale io sono stato soltanto pochissimo coinvolto, progettazione scientifica che quindi va soprattutto in capo al mio co-direttore, che non vedo più, è lì, Marco Ricolfi, ma soprattutto Federico Morando, che avete visto sul palco, ma che è stato il motore primo di questa straordinaria giornata. E poi a chi ha reso materialmente possibile, concretamente possibile, ho già sentito, mi ha fatto molto piacere, alcuni ringraziamenti a specifiche persone come Serina Fenoglietto, che sta là dietro, grazie Serina, a Claudio Artusio, a Luca Leschiutta e a tutto lo staff, a Giuseppe Futia che è là nell'angolo, che sta twittando ininterrottamente da ore, e a tutto lo staff che ha reso possibile questa complessa organizzazione. Dopodiché il grazie va ai nostri numerosi speaker che hanno sacrificato una giornata pesante all'interno di un dicembre avanzato. Grazie di essere venuti a Torino, se siete venuti da fuori città, e in ogni caso grazie a voi per aver dedicato le vostre energie e il vostro tempo. E poi ovviamente tutta questa attività viene fatta per voi che siete seduti lì, nell'ipotesi che ci sia ancora qualcuno che non è né uno speaker e né un organizzatore. Ebbene, a voi specificamente questa giornata è stata fatta in realtà per voi, non per noi, e quindi vi ringraziamo di essere venuti, perché senza di voi questa giornata sarebbe stata senza senso. Grazie di aver dedicato il vostro tempo e buone festività.